L'Europa che conosciamo oggi sta affrontando con grande fatica la pressione migratoria degli ultimi anni, classificata dagli organi internazionali come la più grande crisi umanitaria dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quasi 4 milioni di profughi provenienti dalla sola Siria, 600.000 persone entrate in Europa solo da gennaio a settembre 2014, oltre 3.000 morti nel Mediterraneo. Sono questi i principali punti emersi nel dossier statistico sull'immigrazione nel 2015, realizzato dal centro di ricerca IDOS e presentato al Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica. Le recenti parole di Papa Francesco, che ha invitato a gettare ponti e a non innalzare muri, possono costituire il filo rosso che è d'aiuto nel leggere i fenomeni cui stiamo assistendo, anche in un'ottica dell'integrazione e confronto su temi spirituali e religiosi. Abbiamo chiesto a Don Valentino Cottini, preside del PISAI, se i recenti flussi migratori abbiano accelerato la conoscenza e il contatto tra cristiani e musulmani. Per certi versi sì e per certi versi no. Cioè, per certi versi sì, perché è stato necessario ed è necessario fare i conti con, più che con le strutture esterne, l'Islam, il cristianesimo, la cultura occidentale, si fa i conti con persone. E naturalmente fare i conti con le persone significa, per un certo verso, apprezzare il contenuto di umanità e di spiritualità che c'è, o di non spiritualità che c'è anche, e nello stesso tempo si fa i conti anche concretamente con le difficoltà che ci sono, perché sulle teorie si può discutere, con le persone è necessario fare i conti in maniera molto concreta e non sempre le cose vanno per il verso giusto. Sul piano più strettamente religioso, la presenza di persone di fede e tradizione diversa da quella cristiana, per lo più islamica e prevalentemente provenienti dall'immigrazione, è una realtà sociale ormai incontrovertibile. Si parla spesso di musulmani in modo erroneo, intendendo in realtà i migranti provenienti da paesi a maggioranza islamica e non necessariamente musulmani. Un dato certo è che l'appartenenza etnica, culturale e nazionale dei musulmani che vivono in Italia è molto eterogenea. Con noi Franco Pittau, coordinatore del Centro Studi e Ricerche IDOS. Solitamente si dice che l'Italia è invasa dal punto di vista religioso. Questa è una bugia, perché da sempre i cristiani sono stati la metà o più della metà, come avviene attualmente, delle presenze immigrate. E i musulmani sono un terzo del totale, quindi circa 1.600.000. In prospettiva aumenterà l'immigrazione e aumenteranno anche le altre religioni, però secondo le proiezioni demografiche dell'Istat, a metà secolo dovremo avere 10 milioni di immigrati, un po' più di 10 milioni, e incideranno per un terzo sulla popolazione. E allora uno dice: saremo invasi dell'Islam? Molte volte si dice così, ma questo non è vero. In seguito alle primavere arabe, l'esplosione del terrorismo jihadista nelle sue forme più sanguinose ha aumentato la paura e il risentimento verso le comunità musulmane. Ma i numeri, e non solo, ci dicono che le due religioni non sono affatto avversarie. I musulmani credono in Dio, credono come noi in un Dio unico, è un Dio che è misericordioso, che veglia su di noi. Il Concilio Vaticano ha delle cose molto belle sull'apprezzamento di Dio che c'è in questa religione.